omaggio ai lettori e come una risposta collettiva a tutte le lettere che ho ricevuto. Io vivo sulla barca e c'è un mezzo tempo tutto l'anno, una stufa, è tutto diciamo fatto per vivere in una casa. E dunque il più possibile, ho anche un piccolo monolocale per veramente quando fa veramente brutto tempo, d'inverno meno 10, forse 6, 7, eccetera, lì vado a casa, fra virgolette. Siamo presso la Libreria del Mare a Via del Vantaggio 19, in pieno centro storico di Roma, e oggi c'è la presentazione di Bjørn Larsson, Raccontare il mare. È un'antologia di prefazione che ho fatto, però c'è anche un'inchiesta un po' intorno alla letteratura di mare, soprattutto l'assenza di romanzi sul lavoro di mare. Mi ha molto stupito questo fatto che ci sia un sacco di nautica, come si vede in questa libreria, però ci sono molto meno romanzi, dunque ho riflettuto un po' su questo. C'è un esempio un po' divertente, che tutti parlano di Ulisse quando si parla di avventure sul mare, però fatto, quando ho riletto l'Odissea ho scoperto che lui è un marinaio, un soldato che vuole ritornare a casa, non è un marinaio, è anche un pessimo marinaio perché lui fa naufragio molte volte, non sa navigare. Qui vengono persone che iniziano a fare a biologia, iniziano a fare apnea, la patente nautica, oppure ricercatori che si interessano di un periodo storico, o gente che si appassiona alla letteratura, veramente eterogenea.